questa festa. Victor, aspetta. Sì? Che cosa c'è? Niente, ero entrato solo per pulire lo studio. Ah. Ma non sapevo che fossi qui. Potevi bussare. Sì, certo, hai ragione. Perdonami. Non hai visto, per caso, una mini cassetta video? Una... come queste? Sì, esatto. In effetti, non so come siano finite qua. Sono ecco, due? Sì. Tutte e due? No, solo una. Ho un amico che fa il regista e mi ha prestato la cassetta del film che ha girato di recente perché voleva che gli dessi la mia opinione. Ma se non gliela restituisco subito, si arrabbierà. Mm. Sarà finita lì per sbaglio. Qual è la tua? Me le porto via tutte e due. No, perché tutte e due? Prendi solo quella che ti interessa, no? Ah, O vuoi che le guardi io e ti dica qual è la tua? No, no. Vediamo. E questa? Prendo anche l'altra, però, perché è di Carmen, che se l'è persa e la stava cercando disperatamente. No, gliela porto, non ti preoccupare, così. Ci penso io. No, no, grazie, Victor, vai, torna al lavoro, vai. Vado, con permesso. E bussa la prossima volta. Sì, certo. Scusami. Nini. Oh, Vicky, ci siamo, adesso lui ha il video. Ah, succeda quello che succeda. Dai, ormai è fatta. Ho cercato di avvisarti che stava per entrare il pelato, ma purtroppo... Sta tranquilla, non fa niente. L'importante ora è che abbia la confessione di Nicolas nelle sue mani. E di sicuro mi starà cercando per tutta l'ambasciata per farmela pagare. Ma pensa al lato positivo adesso. Sono finite le bugie, sei libera. Niente più finzioni. Sì, niente più menzogne. Anche se le conseguenze saranno terribili per tutte e due. Oh, Vicky, perdonami, non volevo, te lo assicuro. Ti chiedo mille volte scusa. Non volevo coinvolgerti in tutto questo, ti chiedo perdono. Calma, io affronterò la situazione, non mi tirerò indietro. Quello che è successo è anche colpa mia. Perciò andrò a raccontare tutto a Sebastian. Voglio che lo sappia da me, dalla mia bocca. Così, di colpo? Sì, non voglio che lo sappia da Tommaso. No, hai ragione. Voglio che lui sappia che anche se sono una commediante, bugiarda e ipocrita, ho una dignità. Sì, ho una mia dignità. A te e dirgli che ti ho obbligata. No, basta mentire, basta con le bugie. Adesso dobbiamo essere sincere e affrontare di petto la tempesta. Sapevamo che sarebbe giunto questo momento. Augurami buona fortuna. Sì, buona fortuna. E se non torno, vuol dire che ho avuto fortuna e la terra mi ha inghiottita. E così il problema è risolto. Ti chiedo ancora scusa, Vicky, perdonami. Certo che andrà tutto bene. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Deve andare bene. Ah. Salve. Che cosa fai? Niente. Approfitto di quest'ultima sera prima che si scateni la tempesta del secolo. Che tempesta? Oh, sono stanca. È successo qualcosa? No, non è successo niente. Sono stanca e voglio dormire. Coraggio, confidati con me. Confidarmi? Sì. Confidarmi con te? No, scusa, ma tu sei inaffidabile. E io ancora meno. Io sono... La meno affidabile. Ma che... no. Che cosa stai dicendo? Niente, me ne vado a dormire. Sono stanca. Aspetta, io... Non voglio parlare. Sono stanca. Buonanotte. Va bene. Comunque ce la farò. Prima o poi. Oh! Oh! Fidanti! Oh. E tu che cosa guardi? Come sono venute le tue interviste? Sono buone? Yes, great. Impressionante come si confidino le persone quando gli fai delle domande sull'amore. E quando poi ti innamori, non ne parliamo. Well...
Beh, per oggi ho finito. Vado a casa. Non vuoi fermarti a mangiare? Ti cucino qualcosa. Sono un ottimo cuoco. No. Preferisco andare. Ah, va bene. Che cosa c'è? È per Juan, no? Non c'entra niente, Juan. Il fatto è che non mi sono mai piaciuti i ragazzi che hanno una fidanzata. Ma se ti ho detto che la storia con Cho è praticamente finita? That's why... Che? Finché ci sarà quel praticamente, tu e io non potremo essere niente di più che buoni amici. Ah, soltanto amici. Ciao, Tony. Ciao. Facendo, Chama? Stavo solo ballando. Non dire bugie, credi che non sappia che ti stai allenando per poi andare a fare i tuoi ridicoli spettacolini? Io non... Come ti viene in mente di uscire di casa senza il permesso di tuo papà? Chissà che gente frequenti, non capisci che è pericoloso quello che fai? No, sono brave persone, sul serio. Ma insomma, Chama, che cosa dobbiamo fare con te? Non ne combini una giusta, nemmeno una, ti sembra possibile? Non ho fatto niente di male. No, no, ti sbagli, è la cosa peggiore che hai fatto, ma non ti preoccupare, avrai il castigo più severo che tu possa immaginare. Che cosa è successo? Perché stai sgridando mio fratello? Non sono tenuta a darti spiegazioni. Chama ha superato ogni limite. Sono sicura che tu l'hai aiutato. Sei stata sua complice in queste pagliacciate ridicole. Ti sbagli, non sono pagliacciate. Chama è un artista, mi devi credere. No, no, la verità è che questa volta voi avete esagerato. Avete davvero esagerato. E mi dispiace, non ho altra scelta che mandarvi in collegio. Mi è scappata la pipì. Ma tu non ti stanchi mai di essere tanto cattiva con noi due? Sei una strega. La prossima porta che chiuderai così sarà quella del collegio, mia cara. Però la chiuderai da dentro. Thomas, permesso. Ho scoperto una cosa terribile. Che cosa è successo? Chama è uscito di nascosto per andare a fare il salto in banco. Ha anche chiesto soldi ai passanti dopo il suo spettacolo. Ma stai scherzando? No, dico sul serio. È una delle tante sciocchezze che si diverte a fare. E ovviamente sua sorella era d'accordo con lui per poi spartirsi il bottino, non so. Non ci posso credere. Gli darò una punizione che non dimenticherà facilmente. Non servono le punizioni. Lo sai che ti chiederanno perdono. Diranno che non lo faranno più e ricominceranno come prima. Per questo insisto sul collegio a tempo pieno. Perché gli insegnino un po' di disciplina. No. Io non posso accettare che due bambini così piccoli siano costretti a stare lontani dalla loro famiglia. No, non se ne parla. Beh. E poi non sentiresti la mancanza di Cecilia? Sì, ma non ci mancherà certo il tempo per stare insieme. Abbiamo tutta la vita davanti. L'importante in questo momento è che mia figlia diventi una persona seria, responsabile e con i piedi per terra. Cecilia. Papà, per colpa di quella strega, Chama si è fatto la pipì addosso. No, scusami, prima vi ho sgridati tutti e due perché voglio bene a tutti e due. È una bugia, lo fai soltanto perché ti diverti a trattarci male. Ma come puoi dire questo, Cecilia? Lei è tua madre, ti vuole bene. No, papà, lei non mi può sopportare, non mi vorrà mai bene. Ma no. Lasciala stare, vedrai che quando sarà grande capirà che tipo di persona sono e i sacrifici che ho fatto per ritrovarla. Ma dovrebbe capirlo ora, non quando sarà grande. Il fatto è che lei non vuole darci ascolto, Thomas, per questo insisto che vada in collegio. Sono sicura che lì le potranno spiegare tutte quelle cose che io e te non siamo riusciti a farle capire. Comunque non importa, ne possiamo parlare in un altro momento. Adesso è meglio se andiamo a riposare un po', io e te. No, purtroppo ho tanto lavoro arretrato e non posso. Perché non usciamo? Ti distrai, pensi ad altre cose, cose più belle. No, Selina, devo... Ho capito, continuo a lavorare. Allora, io esco, vado a fare due passi. Ho bisogno di un po' d'aria fresca. Avrà visto il video. Strano, non si sente nulla. Dovrebbe già essersi messo a gridare. O forse è svenuto per il disgusto. Che faccio? Vado a vedere o chiamo un'ambulanza? Oh. Che cosa c'è, Nini? Hai litigato con qualcuno? Con me stessa, nonno. Sai, io volevo parlare con te perché... Succede che... O meglio, sta per succedere una cosa molto brutta, nonno. E la colpa di tutto questo probabilmente ricadrà su di me. Di che cosa stai parlando? Io voglio che tu sappia che
Succeda quel che succeda, qualunque cosa ti dicano, io non ho mai voluto ferire nessuno, mai, te l'assicuro, non volevo farvi del male. Tu fare del male? Ma se sei più buona di un pezzo di pane, figliola. No, nonno, io non sono così buona, io sono complicata, sono troppo complicata. E ho messo in moto una valanga che... Non mi fai capire niente, di cosa stai parlando? Del fatto che io... Sì? E... ho ingannato anche te, ma ti assicuro che non... Che non era mia intenzione e spero che tu mi perdoni e capisca che l'ho fatto perché non avevo più alternative. No? E così, in quel momento ho creduto che... Tu mi stai spaventando, Nini. Per favore, dimmi che cosa ti è successo. Non ti capisco. Non ce la faccio, nonno. Io provo troppa... troppa vergogna, ma non preoccuparti, voglio che tu sappia che andrà tutto bene e che se dovrò andarmene dall'ambasciata io resterò con te sempre, ci puoi contare, lo sai. Ti voglio bene. Tesoro, anch'io. Eva Castigia, sono un'infermiera e ho assistito al parto di Selina Martine Bass, una donna crudele capace di fare qualunque cosa per tenere nascosto il suo segreto. 7 anni fa ebbe una bambina che subito lasciò per sua libera scelta, nessuno la rapì. Se mi accadesse qualcosa di strano, cominciate a indagare da questa verità. Come? Sì, esatto, è una questione molto urgente, Jeanette. Va bene, aspetto in linea. Allora? Sì. Li hai iscritti? Bene, bene, sei eccezionale. Ok, solo la mia firma non basta. Certo, l'unico problema è che Tommaso ora è malato e non vorrei costringerlo a uscire di casa, perciò io... Beh, perfetto, benissimo, benissimo. Domani stesso vengo lì da te e firmo tutti i documenti. Ti ringrazio, Jeanette, ti ringrazio davvero. Ciao, un bacio. Sei a un passo dalla vittoria, Selina Martine Paz. Selina! Sebastian, aspetta, possiamo parlare? Scusami, io sto andando via, sono molto stanco. Per favore, è molto importante. Si tratta di una questione di lavoro? No, è una cosa che riguarda me e anche te, io... Ah no, se non riguarda il lavoro non mi interessa. No, per favore, ascoltami, ti prego, solo un attimo. Si tratta di un argomento delicato e molto importante. È una cosa che coinvolge noi due e che devi sapere. No, tu devi sapere, anzi devi metterti in testa che non c'è più nulla che coinvolga noi due perché non siamo più fidanzati. Come? Noi due non stiamo più insieme. No, ormai siamo separati. Io sono in fondo al mare e tu sei al di sopra del cielo. Ecco quanto siamo separati. Non mi interessa niente di quello che dici o che fai, hai capito? Ok, sei stato molto chiaro. Però poi non venirmi a dire che non ti avevo avvisato. E ricordati molto bene di questo momento quando si saprà tutto. Quando si saprà cosa? Perché non gliel'ho detto di persona? Ecco qua, capo, ecco il suo autista, una parrucca senza testa, un uniforme senza corpo. No, ho fatto bene, sì, è stato meglio che gli abbia lasciato quella cassetta, perché così è come avergli detto tutto. Lui la guarda, l'ascolta, ci pensa un po' sopra, però almeno saprà la verità. Ma l'avrà vista, e se gli è venuto un colpo, forse io... È il momento della verità. Avanti. Nini. Cecilia! Non la sopporto, non la sopporto, non la sopporto, io non la sopporto! Ma chi? La strega, è ovvio, per colpa sua, Chama si è fatto la pipì addosso. Beh, neanche a me piace tanto, ma la devi sopportare, a volte ci si deve rassegnare. Pensa che ci vuole mandare lontano per non vederci più. Ti ha detto questo? Sì. Tu mi difenderai, vero Nini? Certo che ti difenderò, anche se...
Io ho un grosso problema ora e può darsi che anch'io venga mandata via. Ah sì, e da chi? Da tuo papà, quando scoprirà che io sono Nicolas. Però non capisco, perché dovrebbe scoprirlo? Perché io ho deciso così, Cecilia. Perché io voglio dirgli la verità. E forse, se devo lasciare questa casa, beh, posso venire con te. Ok, it's all right. Thank Miss Sandy, eh? Do you like it? Do you like it? Dinner, our yes. dinner, eh? Or do you prefer bacon? No, grazie. Gli hot dog, le salsicce vanno bene. Salsicce, hot dogs, this. 1, 2, 3, 4, 5 hot dogs and potatoes fritters. Yes, this. Ooh, do you like it? I beg your pardon. I beg your pardon. Oh, I beg your pardon. Chiedo scusa. Ok? Ciao. Salve. Oh, what's up? What's up, man? All right? Sit down. Ceni da sola? Già, sembra che qui all'ambasciata nessuno abbia fame. Vuoi favorire? Take a seat. Ah, no, io devo tornare a lavorare. Sono un po' in ritardo, però domani finisco prima e se ti va possiamo andare da qualche parte, eh? Yes, yes, yes. Certo, perché no? Ci stavi spiando? Sì, come no? Non ho nient'altro da fare che spiare voi due. Allora, io vi saluto. Noi ci vediamo domani, va bene? Sì, certo, a domani. Non dimenticare che tu e io abbiamo un appuntamento. Figurati se me ne dimentico. Ciao, a presto. Vai. Certo che non perdi tempo, eh? Fai amicizia con tutti, a parte me, con tutti, bene? Yes, sono molto contenta che qui all'ambasciata tutti mi trattino molto bene. Mm-hmm. Quasi tutti. Quasi tutti, ma guarda un po'. E con Tony che cosa è successo? Ti ha stancata e hai provveduto a rimpiazzarlo? Well, a quanto pare qui le notizie volano. Non c'è un minimo di privacy. Il fatto è che siamo pochi e ci conosciamo tutti, sai com'è. In questo caso, perché non lo domandi a Tony che cosa è successo? E poi chiedigli anche perché non lascia la sua ragazza, Ma non coinvolgere me, chiaro? Bye, darling. Salve. Ciao. Che cosa fa? Asciugavo questa cassetta. Ah, le è caduta in acqua? Sì. Ma la brucerà così? Ah sì, si brucia. Certo, il calore può rovinarla, ci tiene molto? Sì, esatto, ci tengo molto. Angelo, forse tu mi puoi dare una mano, sei così abile. Io? Sì, sei sempre così gentile. Ah no, io la aiuterei volentieri, ma devo ancora terminare di sistemare alcune cose. E ho moltissimo lavoro arretrato, non posso. Ti sostituisco io, faccio il tuo lavoro e tu mi sistemi questa. Ma lei si intende di manutenzione, perché non è un lavoro facile. È decisamente più difficile che riparare una cassetta. Beh, non lo so, Angelo, possiamo fare un accordo. Tu aggiusti la cassetta e io trovo un modo per ricambiare il favore. Sai, ho tante amiche da poterti presentare. Come? Ti presento un paio di amiche. Che ne dici? Va bene, d'accordo, affare fatto, la aiuterò. Non so sì? perché lo faccio, ma la aiuterò. Su, dia qua, ecco, ci penso. Fa attenzione, eh? Non si preoccupi. Sì? Bene. Grazie, poi Angelo. Poi parleremo di quell'altra cosa. Sì, ne parliamo dopo. Ah. Victor? Che fai? Niente, stavo cercando di pulire il phone, ma non è una cosa semplice. Tutto bene? Sì, c'è bene. Qualche novità? Hai sentito qualcosa? Un pettegolezzo? No, no. L'ambasciatore l'hai visto? L'ambasciatore l'ho sì, visto. Sì, come stava? Sì. Bene? Stava bene, normale, come sempre. Nervoso? Deluso? No. Arrabbiato? No. Perché? Niente. Qualcosa non va? Non lo so. Forse no. Sì. Sto cercando di capire proprio questo. Ah. Bene. Io vado. Nini, aspetta un secondo. Ti vorrei parlare di Nicolas. Le foto che ci ha fatto vedere l'altra volta mi hanno fatto venire dubbio. No, 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 no. Ti assicuro che tra poco si saprà ogni cosa e sparirà ogni dubbio. E dopo ne parleremo. Amore, attenta ai vetri. Ah, quella è una foto della strega. Sì, è la foto di Selina, sì. Papà, perché sei così triste?
Beh, perché mi sono sbagliato. Ho commesso degli errori. Non ti ho ascoltato e invece avrei dovuto farlo. Ti chiedo perdono, Cecilia, per quello che ti ho fatto e anche per quello che ti hanno fatto altre persone. Quali persone? Cecilia, tu sei mia figlia. Io ti amo con tutta la mia anima, con tutto il mio cuore. E non lascerò che nessuno ti faccia mai del male. Allora non dovrò andare nel collegio dove mi voleva mandare la strega? No, non andrai in nessun collegio, tesoro. Tu resterai con me, con il tuo papà, per sempre. Sempre insieme. Oh, ti voglio tanto bene, tanto, tanto, tanto. Buongiorno. Ciao, hai dormito qui? Sì, non ti ho disturbato perché ho visto che eri con Cecilia e... Hai una faccia che fa spaventa. Sì, lo so, ho dormito poco stanotte. Hai visto Selina? No, suppongo che starà spargendo il suo veleno qua in giro. Non ti arrabbi? No, mi arrabbio con me stesso per essere stato tanto ingenuo. Che è successo? Mi sono reso conto che sposare Selina è stato il peggior errore che abbia fatto nella mia vita. Forse sei ancora un po' addormentato. No, e non sai quello no, che dici. No, sono più sveglio che mai, te lo assicuro. Ah, sei più sveglio che mai? Perciò questo significa che sei innamorato di un'altra donna? Saprai tutto appena avrò sistemato una questione delicata. Grazie. Complimenti, grazie. Bravo. Grazie. No, non scherziamo, per gli amici è gratis. Ma è il tuo lavoro e poi te li sei meritati. Ne ho già racimolati abbastanza, grazie. Cosa ci fai qui così presto? Oggi non hai le prove? Sì, ci sto andando. E tu non dovresti allenarti? Il fatto è che domani devo pagare l'affitto e ho bisogno di guadagnare un po' di soldi, altrimenti sono guai. Sì, immagino. Hai parlato con Cho? Ah, sei venuta per questo. Vuoi sapere di Cho? No. Dai, non fare il permaloso. Tony? Se vuoi Tony! Sapere di ciò, usa i soldi che mi volevi dare e falle una telefonata. Calmo, non fare così. Ti ho solo fatto una domanda. Lola, io non voglio essere sgarbato, però... La verità è che prima Martin e adesso tu mi state assillando, perseguitando no, e sono No, io non ti sto assillando. Voglio solo capire che sta succedendo. Le tue intenzioni sono fin troppo chiare. Tu vuoi sapere se io la amo ancora? Sì. Eravate così innamorati e poi tutto a un tratto lei ha deciso di andare a fare lo scambio culturale. Che dovevo fare? Rinunciare alla mia vita? No, certo, hai ragione. Non posso. Rispondi e un'altra volta ne parliamo. E scusa se ti ho trattato male. Cho, Lola, che cosa hai scoperto? Non molto. Ma che cosa vuol dire? Ci hai parlato oppure non hai avuto il tempo? Sì, ci siamo incontrati. Gli hai chiesto se mi pensa ancora? Non è facile fare una domanda così. Hai scoperto qualcosa e hai paura di dirmi la verità? Dimmela comunque! Si è dimenticato di me? No. Non ho detto questo. No, ma me l'hai fatto capire. Ciao, Lola. Come non l'ha vista, Orazio? È uscita prestissimo e ieri era in casata molto tardi, signore. Vuole un po' di caffè? Sì, amaro, per favore. Amaro. Permesso? Avanti. Ambasciatore, salve, come va? Che cosa c'è, Carmen? Tutto bene? Sì, grazie, che cosa c'è? Lei sa per caso se sua moglie verrà oggi? Perché io non l'ho vista e mi dovrebbe firmare dei documenti, era solo per questo. Li firmo io. Bene. Sì, ci penso Qualunque io. Cosa le serva, io sono qua, d'accordo? Bene, perfetto, Carmen, grazie di tutto, molte grazie. Ecco il caffè amaro? Sì. Grazie, Orazio. Può andare. Con permesso.
Chama, tu lo sai perché ti ho fatto chiamare, vero? Sì, perdonami, papà, per piacere. Non si tratta di chiedere perdono, Chama. Vorrei che tu capissi che è molto pericoloso quello che hai fatto. Chiedere soldi ai passanti, ma ti manca qualcosa qua? No, non mi manca niente, è che... Che? Non l'ho fatto per i soldi, ma perché mi piace ballare, papà. Allora se ti piace ballare, è benissimo. Basta dirlo, io ti iscrivo alla migliore scuola di danza e di canto che c'è nel paese. Ma Juan Alberto mi ha detto che da lui posso imparare molto e ma anche certo, Thais. Certo, come no. Juan Alberto è un imbroglione e a lui penserò io più tardi. Ma chi è Thais? Thais è un'amica più grande che mi ha aiutato molto. Viene dall'Africa come me. Dall'Africa, Thais. Avevo paura che non mi lasciassi più andare da loro. Infatti non posso lasciarti andare, figliolo. È troppo pericoloso. Cerca di rendertene conto. Sei una cosa, ho detto a Thais che tu eri molto buono, ma mi sbagliavo, non lo sai. Chama. Non hai una bella faccia. No, evidentemente no. Sto passando uno dei peggiori momenti della mia vita. Ieri sera ho visto un video che ho dovuto guardare varie volte per capire che non stavo sognando. E ancora non riesco a crederci. Sì, è orribile. È orribile, hai ragione. Ho pensato tutta la notte alle cose giuste per allora, dirti. Allora, che cosa mi devi dire? Le spiegazioni riguardo al video. Ma perché non me l'hai detto prima? Come me l'hai potuto nascondere? Ti chiedo perdono, ma era una situazione difficile. Ma no, non ci sono giustificazioni. Perché non me ne hai parlato prima? Certo, lo so, tu hai ragione. E credimi, non l'ho fatto di proposito. Ma non importa, perché è una cosa assurda aver aspettato che io venissi a saperlo da un video. Va bene, hai fatto male. Io sono contenta perché ne vuoi parlare. Io credevo che avresti reagito molto peggio. Sono che senza non mi avresti parole, nemmeno davvero, ascoltato. Non ci posso credere. Voglio dire solo questo. Che cosa? Sentiamo, che cosa hai da dire? Voglio dirti tutto. Com'è cominciato e come poi una cosa abbia portato all'altra. Che cosa? Come all'improvviso io mi sia ritrovata ad essere diventata una... Di che stai parlando? Ecco, la verità è che quando tu sei arrivata all'ambasciata... No, aspetta, calma. Di che cosa parli? Che c'entri tu con tutto questo? Come... Che c'entro? Sì. C'entro e come? Non hai visto il video? Scusa, di quale video mi stai parlando? Perché tu di quale parlavi? Senti, dimmi se ho capito bene. Hai registrato la verità, solo la verità, nient'altro che la verità. Sì, devo solo consegnarla a lui. È questa la grande idea che hai avuto nel sonno? Sì, mentre dormivo un videomessaggio registrato che ora gli sto lasciando, ok? E non è il caso di aspettare un po' a rifletterci meglio, evitare la terza guerra mondiale, no, ad esempio? Io ormai ho deciso, il gioco è fatto, non resta che procedere a testa bassa e... Cosa? Ma che cosa ho pestato? Fa vedere? Ah, guarda che buffo, sono identiche! Vicky, che c'è? Le hai mischiate. Nini, di che cosa stavi parlando? No, di che cosa stavi parlando tu? Cerchiamo di uscire da questa situazione assurda, eh? Di che cosa parli? Non lo so. Non lo sai? No, in realtà non lo so, ti stavo dando corda perché ho visto che stavi male e... Ma stai dicendo certo sul serio? Certo che dico sul serio. O mi prendi in giro? Non volevo contraddire perché pensavo che così ti potessi sfogare e... Ma no, che allora dici? Ho cercato non capisci di che così mi confondi. Però ho capito che ho fatto male. Sì? È stato un errore, un grosso errore, ma sai che cosa puoi fare? Vai a fare due passi nel parco, stare a contatto con la natura ti farà bene perché evidentemente io non ti sto aiutando. No, anzi, non mi dire più niente, per favore. Ti chiedo perdono, mi sembrava che... No, va bene, basta, grazie. Scusami. Non l'ha visto. Ma allora che cosa ha visto? Un altro video? Come hanno fatto ad accorgersi che Chama era andato a ballare? La colpa è di Cecilia. Tu hai fatto la spia? No, io non ho detto niente. Stavo solo parlando al telefono e la strega mi ha sentito. Ah, ma allora Chama ha ragione. È colpa tua. Quante volte ti devo dire che non l'ho fatta apposta? Papà non mi lascerà più andare alle prove. E... Thais mi ha chiamato e gli ho dovuto mentire. Che cosa le hai detto? Che avevo mal di pancia e che non potevo andare a ballare. E lei ti ha creduto? Non lo so, perché ero nervosa e mi scappava la pipì. Così ho chiuso il telefono. Sono uno sciocco. No, cioè, ma non sei uno sciocco. Beh, sciocco no, però... Lento, sì. Solo un po'. Grazie, Jeanette. Non sai quanto è importante per me aver potuto iscrivere i ragazzi al collegio. Certo, appena arriveranno quei vestiti da Santa Juliana, te ne manderò uno, perfetto, va bene? Grazie. Grazie ancora. Ci vediamo. Bene, ce l'ho fatta. Chama! Chama!
Chama, dove sei finito? Non c'è. Che bel parco. Carino, no? Non capisco dove si sia nascosto quel bambino. Ah, Juan, forse ci puoi aiutare? Cerchiamo Chama. L'hai visto? Chama, sì. Dov'è? Questa ragazza lo sta cercando, è andato, è sua amica. Da quella parte con Cecilia e con la sorella di Sofia. Salve. Salve. Come va? Ehi là, tutto bene? Sì. È troppo evidente che ti piace. Ah, non guardare così. Mi fatto male. Scusa, non volevo. Ma dove è andata? Già, dov'è? Anche lei è scomparsa nel parco. Questa volta non ho responsabilità. Tu le hai detto dove andare, sono fatti tuoi. Non ho capito, vuoi una cassetta di musica? Ma no, Lupe, cerco una cassetta per la videocamera, quelle piccoline che si mettono dentro, non l'hai vista? No, no, e non capisco perché la cerchi in cucina, non mettere le mani lì, devo per farlo favore. Per forza, finirò nei guai se non salta fuori quello che sto cercando. Ah, Martin, hai visto una cassettina per la videocamera? No, no. Lupe, ti sta cercando Orazio, è in lavanderia. Sì, sì, ora vado. Nini, ti prego, non mettermi in disordine la cucina. Non preoccuparti, Lupe, non preoccuparti. Ah, no, Martina, aiutami a cercarla, è molto, molto, molto importante. È più importante quello che devo dirti io. E cioè? Tu sai che cos'è mio padre? No, l'ho visto strano. Mi sembrava stesse male, ma non so che cosa avesse. Avrà litigato con Selina. A causa tua. Come? Ha litigato con Selina a causa tua. Perché? Perché dici questo? Nini, non bisogna essere un genio per accorgersi che mio padre non è innamorato di Selina, ma è innamorato di un'altra donna, e quella donna sei tu. Te l'ha detto lui? Non è stato necessario, io non sono cieco. Sì, beh, è possibile, però io ti giuro, Martin, che non ho fatto niente, non volevo intromettermi nel loro matrimonio, nemmeno per idea. Io voglio che sia chiara una cosa, sono molto felice che mio padre ami te invece di Selina e vi auguro ogni bene. Ma mi sembra che quantomeno si meriti che tu gli dica la verità su Nicolas, specialmente se è in gioco il suo matrimonio con Selina. Tu hai ragione e io la penso come te, esattamente come te, ed è per questo che... Quando glielo direi? Ma io gliel'ho detta la verità, però non gliel'ho detta in faccia. Hai presente la videocassetta che ho perso? Lì ho registrato la mia confessione e ho detto tutta la verità, ma ora ho perso la cassetta e non la trovo. È la cosa peggiore che potessi fare, dovevi andare da lui e raccontargli tutta la storia. Hai detto che lo ami, ma così tu lo distruggerai. Dici... Prova a metterti al suo posto. Immagina se vede quella registrazione senza, non so, senza avere la possibilità di guardarti negli occhi. Va bene, hai ragione, ma non è così facile. Non è facile affrontarlo e dirgli tutta la verità. Quello che farò è recuperare la mia cassetta. E poi sarò onesto con tuo padre, perché lui se lo merita. Ehi, amico, calmati un po'. Che ti prende? Sei nervoso? Sono molto nervoso, sto perdendo il controllo. Un po' strano lo eri anche prima. Non mi va di scherzare. Qual è il problema? Joe è il problema. Sto cercando di parlarle, ma non risponde e non capisco perché. Forse non si è ripresa dal cambio di fuso orario, è possibile. O non vuole parlare con me. Devi dirle qualcosa di importante. È complicato. Le voglio dire che tra noi è tutto finito. Ah, mi dispiace allora. Per questo sto così, capisci? Non lo so, non vuole parlare con me, va bene, però arriverà il momento in cui io e lei dovremo affrontare la questione. Sì, certo, prima o poi glielo dovrai dire, questo è sicuro. Però capisco che sia dura. Io non mi sono mai trovato in una situazione così, ma non ti invidio nemmeno un po'. Ciao, ma non fare così. Io ti voglio bene anche se non sei famoso, sai? Scusate. Ehi, ciao. Salve, bambine. Ciao. Ciao. Ero un po' preoccupata e sono venuta a vedere come stavi. Come sapevi che eravamo qui? Me l'hanno detto due impiegati e un giardiniere e Papà ti ha visto? No, mi ha aperto la segretaria. Hai mal di pancia o è qualcos'altro? È solo un po' di paura. Paura di che? Ha paura di sbagliare qualcosa quando è in scena. Sì. Ciao, ma tu hai già dimostrato che balli molto bene. Sei nato per il palcoscenico. Che belle cose che gli dici. Sembra che in poco tempo tu ti sia affezionata molto a lui. Sì, la verità è che gli voglio molto bene. Più di quanto credessi. Ciao, ma quello che devi fare è continuare a ballare se è quello che ti piace. Shh, fruga in silenzio, perché se qualcuno ci scopre è la fine. E se Carmen si accorge che abbiamo cercato fra le sue cose, siamo fritte. Affronterei chiunque pur di ritrovare quella cassetta.
A dire il vero, io l'avevo detto che quel video era un'assurdità, ma ormai è fatta. Sì, un'assurdità. Quindi... E per giunta Martini mi ha detto che ha scoperto che suo papà mi ama e che è disposto a rischiare il suo matrimonio per amore. E io sono una codarda a dire la verità attraverso una videocassetta e ha ragione. Perlomeno hai deciso di dirgli la verità e questo è un passo importante. Ma il modo che ha sbagliato, capisci? Dovevo dirgliela di persona, non con un video. Pensa se lo vede qualcuno. Vicky, devo trovare quella cassetta. Devo trovarla ora. Che cos'è che devi trovare ora? Una collana che Vicky mi ha prestato. Ho capito. Selina è arrivata? No, e non ne sentiamo la mancanza. Mi scusi. Lasciamo perdere. Tu stai bene? C'è qualcosa che posso fare per te? Ancora non mi puoi aiutare, però presto potrei farlo, Ninni. Che strano che è. Via liberata. Si dice via libera. E va bene. Un momento. Mi avevi detto che tuo papà era al corrente di tutto questo e che era d'accordo che tu venissi a provare insieme a noi. Sì, infatti è d'accordo. Non sei molto convincente. Thais, per favore, andiamo alle prove. Questa è la cosa importante ora, no? No, la cosa importante è che tuo papà ti dia il suo permesso. Comunque ne riparleremo più tardi. Bene, ora però andate, dovete sbrigarvi, altrimenti farete tardi. Andiamo. Sì, ciao, ma buona fortuna. Ciao. Ecco fatto. Aspetta, Cecilia, manca la parte più difficile. E cioè che tuo papà non si accorga di niente. Ah, bene. A quanto pare Lola ti ha davvero stregato. Ti ho portato la liquidazione. Grazie, me ne vado perché voglio stare un po' da solo. Non trattarmi così, Martin. Come ti tratto? Voglio semplicemente stare da solo. Non è certo colpa mia se Lola ti ha rimpiazzato con Doddy. Che cosa vuoi? Perché mi dici questo? Martin, io sono tua amica e voglio che tu stia bene, non voglio vederti soffrire. Farò finta di crederti, così mentiamo tutti e due, va bene? Io non sto mentendo e non capisco perché mi tratti così. Che cosa ho fatto di male? Non hai fatto niente, non voglio che tu faccia niente, non voglio sapere niente. Ehi! Sofia, mi cercavi? Sì, stavo pensando a te e ad Andy. Perché? Cos'è successo? Non ci serve il tuo aiuto. Possiamo benissimo risolvere tutto da soli. Sta tranquilla. A te non interessa, Andy? Sì. Oh. E a te? Chi interessa? A me nessuno. Vorrei solamente che quell'intrusa scomparisse dalla circolazione e se si mettesse con te sarebbe meglio per tutti. Può essere. L'intrusa è Andy. È lei il problema, no? Angelo... Scusami, sto cercando una mini videocassetta così, nera, in una custodia di plastica con... Ah! Come quella? Questa? Sì, quella cassetta è mia. No, me l'ha data Victor perché la aggiustassi e ora devo restituirla. Victor, che ci faceva con la cassetta? L'ha vista? So. Tu l'hai vista? No, la volevo provare, però non ne ho avuto ancora Victor, il tempo. Victor l'ha vista, ha visto il video. Angelo, se l'ha vista, sa tutta la verità. Di quale verità stai parlando? Sì, 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 li sistemerò in collegio. Sì, ormai è fatta, me li toglierò di torno definitivamente. Sì, ma certo, certo, è ovvio. Bene, bene, dopo ti richiamo e ti racconto tutto. Certo, grazie, un bacio, ciao, ciao, ciao. Tomas, mi hai fatto paura, non sapevo che... Sei tu che mi fai paura. Come? Sei un mostro. Ma che cosa dici? Non ti avvicinare. Perché? Che cosa ho Finalmente fatto? Di che cosa mi stai accusando? Ho aperto gli occhi su tutto, sui tuoi inganni, sulle tue menzogne. Ho capito che razza di persona sei. Ho capito che sei una bugiarda, Selina. Sta parlando di Andy? No, tu hai ascoltato un discorso a metà e ti stai inventando... Allora spiegamelo tu di cosa stavate parlando, oppure... Non c'è niente da spiegare, non c'è niente da spiegare, Sofia, lascia perdere. Ma io voglio chiarire, così sarà più tranquilla. Gli ho chiesto solo se gli piaceva Andy, perché lei è sempre intorno e lui mi ha detto di no in nessun modo e non è interessato a lei. Parliamone con calma, ci mettiamo seduti. No, non voglio parlarne, non voglio più parlarne, non ti voglio più vedere, non ti voglio vedere, Selina, tu sei soltanto un'ipocrita. E che sia ben chiaro, non avvicinarti a mia figlia. Non devi più avvicinarti a nessuno dei miei figli, basta. No, Cecilia è anche figlia mia. Ho tutto il diritto del mondo a stare vicino a lei. Cecilia è mia figlia. Di fronte alla legge e ai suoi sentimenti. Non devi più avvicinarti a Cecilia. Domani abbiamo il pranzo con gli ambasciatori e con altri diplomatici. Sì, sì, cancelliere, ci è giunto l'invito. È un evento che si svolge con i diplomatici dei paesi confinanti una volta l'anno. Va bene, ci conti, cancelliere, non mancherò. È un evento di carattere familiare.
Gli ambasciatori devono essere accompagnati dalle mogli e dai figli maggiori. Sì, però dovrò andare da solo, cancelliere, perché se Selina ha un appuntamento importantissimo e non potrà venire. Tomas vuole annullare il matrimonio. Ha scoperto che ho abbandonato Cecilia. È colpa tua, è ovvio che è colpa tua. Perché è colpa mia? Non ho fatto nulla. Poverina, poverina, Nini. A me importa solo che cerchi di convincere Tomas a darmi un'altra opportunità. Lo puoi fare? No! Si prenda le responsabilità delle sue azioni. Mi chieda scusa. Io non chiederò scusa. Le fallite come te chiedono scusa. Io non sono così. Quando ho saputo che Tony stava con te, ho lasciato perdere. Quindi c'è stato qualcosa tra voi due? Aspetta, hai avuto una storia con Tony? No, no, really, c'è stato solo qualche bacio. Tornate nel tuo paese per evitare confusioni. Nel video c'era Eva che accusava tua sorella di aver abbandonato Cecilia. Beh, può essere. L'hai visto? No, dov'è? Ce l'ha l'ambasciatore. Come ce l'ha l'ambasciatore? Sì. Come sarebbe che ce l'ha Perché l'ambasciatore? Perché le cassette si sono mischiate e io pensavo di aver Nini, preso... Sì. Le hai viste? Avrei preferito di no. Ah, non ci posso credere. Questo no. Doveva succedere proprio a mia sorella. Che ragazza sfortunata, poverina. Pranzerai con dei rappresentanti diplomatici? Sì, è così. Ah, sì? E si sì, può sapere allora... perché nessuno mi ha avvisato? Perché tu non verrai, Selina. Oh, come non verrò, no, Tomas? Tu non sono vieni. La tua legittima sposa, è mio dovere, ci verrò e come? Ho detto che tu non vieni. Che cosa sono io in questa casa? Tua moglie o una rifugiata? Persona Selina, non farmi arrabbiare, te lo chiedo per favore. Ma te non ha chiesto niente nessuno. No, volevo dirle che se vuole la aspettiamo. Io non occorre, quindi... Nicolas, perché lei non viene. Io sono tua moglie, Tomas. Ancora per poco, Selina. Pronto? Ciao, Nini, senti, chiama insieme a te, vero? Come hai detto, chiama che? Lo chiedo perché quel sospettoso di Orazio dubita che chiama sia con te. Mi passi quel telefono, mi faccia parlare con Nini. Aspetta. Mi dia il telefono, per no, cortesia. No. Pronto? Nini. Ah, bene. Volevo sapere se è vero che il piccolo Chama è con lei. E... Orazio, sì, sì, Chama è con me. Non ti preoccupare, non potrai mai mentirti. Sì, è con me, è in buone mani. No, 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 Victor, non mentirmi. Tu hai visto quel video. Vuoi mettere in dubbio le mie parole, Selina? Hai visto il video e l'hai dato a Tomas. Sei un traditore. No, ferma. Chiariamo un punto, eh. Il video io l'ho visto, è arrivato nelle mie mani ed è arrivato in mano a Tomas per casualità. Gliel'hai dato tu, Victor. No, l'hai dato no, tu no, a Tomas. Selina, conosco quegli no, occhi da pesce che fai quando sei in difficoltà. L'hai dato tu a Tomas, ti assicuro che non gliel'ho dato io, Selina. Non negare, Victor, perché mi hai tradito? Sì, pronto. Nini, come stai? Spero di non disturbarti. Volevo sapere come stanno i ragazzi, specialmente Chama, che si sta comportando male ultimamente. Bene, bene, bene. Chama è qui con me, sta qui, è un tesoro, si sta comportando come un angelo, come sempre, un bonbon. Perfetto, ora mi sento molto meglio, grazie. Ti ringrazio molto. Grazie per cosa? Perché stai accudendo i miei figli e perché gli vuoi bene. Grazie. Io lo faccio con il cuore perché per me è una gioia. Tomas, ti mando un bacio e spero che vada tutto per il meglio. Sta tranquillo. Tomas, quello non è tuo figlio. Quella ragazza la conosco. Che cosa fa con mio fratello? Alla fine avevo ragione. Non dovevo intromettermi nei suoi problemi. La colpa non è tua se litigano, se si dicono bugie o non si dicono le cose. Oltretutto, quello che hai fatto, lo hai fatto per il suo bene. Tu non c'entri niente. Tutto qua. Dai. Chi sei? Perché hai ballato con mio fratello? Dimmi. No, ma che ti prende? Sto guardando mio fratello lavorare e tu mi hai mentito, non ti basta? Chi sei? Sono la sorella di Chama. Nini torna domani alla stessa ora su Boing. Tra poco si scatena la follia di Takashi's Castle.